match, main event lightweight. Parliamo di grappling a squadre. Quindi adesso chiameremo le squadre. All'angolo blu, naturalmente, l'Accademia La Superba. E poi all'angolo rosso Elite Jiu-Jitsu. Adesso io chiamo i componenti del primo angolo, parliamo dell'angolo blu Accademia La Superba. Quindi Continua chiamerei tu, Marco Galli. che resto Dio, udiavole Grazie se che mi ha messo De fai André, tu, il mio ne sciortimo da concittadino. una pescica io se da odria, a fontana di Matteo cumita Patrone. cadetria. Ah, la pensa che siamo genovesi, bravo. Giusto, giusto, noi siamo genovesi, orgogliosi. Alessio Sacchetti. Luca Gutierrez. Loris Zanolin. E che tu lo preferisci là figlie di famiglia udu de boom. Sì, qua, 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 venite qua, mettetevi qua, schierate qua dietro, vicino a me, tutti in riga, grazie. Voi siete l'angolo blu, Accademia La Superba, venite qua ragazzi, tutti e cinque. Bella la canzone che hai messo, grazie, l'onore di Fabrizio De André, venite qua, di Genova La Superba. Parliamo di Elite Jiu-Jitsu. Matteo Martellozzo. La musica cambiamo perché la Superba è per loro i liguri, i genovesi. Elite Jiu-Jitsu, Matteo Martellozzo, poi Stefano Bui. All these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you Alien make it. Schiavi. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Marco Zamboni. Don't tell me you believe that. E Nicola Guglielmo. Allora, mi piace fare un applauso perché questi sono tutti campioni, sono tutti ragazzi veramente, io li chiamo pro, ma giovani, ma già tanta roba, come dico io. Quindi adesso vedremo chi vincerà il grappling a squadre. Quindi adesso andiamo un attimo, noi ci defiliamo, decidiamo un po' i match, come vengono, diciamo, organizzati. Ancora qualche istante, voi state lì, che ora vediamo subito. Siamo pronti per questo main event, War Submission King. Siamo per vedere il quintet, 5 lottatori per squadra che si sfideranno. Chi rimarrà con più uomini all'inizio, alla fine di questa contesa, sarà chi si Allora, aggiudicherà anche primo la cintura. match per Superba Luca Gutierrez e per Elite Marco, no, scusate, Alien Schiavi. Vai. I primi a entrare a collidere, Luca Gutierrez per l'angolo blu, Allen Schiavi per l'angolo rosso. E li vediamo pronti a combattere. Lì che avrà una ripresa da 8 minuti. Tutti questi lottatori dovrebbero essere nella categoria lightweight. Vediamo ancora azione incisiva immediatamente. Da parte di Gutierrez che sta cercando andare a prendere il proprio avversario, di schiacciarlo a terra. Molto bene, cerca la posizione del collo, cerca di andare a prendere, forse vuole chiudere una ghigliottina. Sta cercando subito una sottomissione. Bisogna essere rapidi in questo match per avere veramente un vantaggio, nel senso che magari fare 7 minuti e mezzo e poi vincere, ci si stanca per 7 minuti e mezzo, l'avversario che arriva dopo è freschissimo.
ci vuole anche un po' di tattica in questi match. Chi arriva in fondo a questo punto deve sacrificarsi, diciamo, e portarla ai punti per fare in modo che sì, arriverà l'avversario fresco, ma anche il tuo lottatore lo sarà. Ovviamente si può anche pensare di vincere, sacrificarsi dopo, portando almeno un altro minutino di lotta contro l'avversario fresco e poi lasciandolo in pasto al proprio compagno fresco. Ma attenzione, Gutierrez ha preso la gamba dell'avversario ed è in una buona posizione, sta cercando di tenere, ma si libera molto bene Allen Schiavi. Continua ancora la pressione da parte di Gutierrez. Bisogna essere davvero bravi e non perdere tempo, a volte mostrare anche un po' il fianco, ma cercare di dare il massimo subito per sbrogliarsi quanto prima. Ciò potrebbe essere poi pesante da un punto di vista di tempo. Esplosività prima di tutto. Molto bene Gutierrez che lavora ancora, sta ruotando pian pianino verso la testa dell'avversario, vuole andarlo a prendere, ma ottima, ottima difesa. Attenzione, ottimissima difesa da parte di Allen Schiavi. Allen Schiavi che sta tenendo in questa posizione di triangolo il suo avversario. È vero, sta perdendo molta energia, ma sta anche lavorando molto bene. Vediamo se è riuscito a chiudere. Effettivamente no, si riesce a liberare Gutierrez. Ha visto veramente un brutto 20-30 secondi da parte del suo avversario. Però sta cercando di andare a prendere un braccio, qualcosa da portarsi a casa Gutierrez. Vuole farcela, vuole tirare a casa un risultato e prova, come vi dicevo, con tanta esplosività. Vuole cercare di liberare un braccio, ovviamente poi non basterebbe, ci vorrebbe anche la rotazione del corpo. Il braccio è quasi riuscito a liberarlo, molto molto bravo Gutierrez, ma ancora una volta molto bene nella difesa il suo avversario, che però ora ha il braccio là dietro. Attenzione, non deve perdere, non deve deconcentrarsi. Molto bravo Allen Schiavi, che è riuscito a non farsi sottomettere da questa presa al braccio molto interessante che è andato a cercare ovviamente il suo avversario. Ha fatto il tap out Allen Schiavi, eliminato. È entrato Nicola Guglielmo a prendere il posto di Allen Schiavi. Ora vediamo, entra freschissimo, pronto per dare battaglia a Luca Gutierrez, che si è vinto la prima parte, ma che ora deve ritrovare un po' di energia, un po' di concentrazione. A volte essere dentro nel match ti porta a mantenerti dentro il match, a volte entrare da fresco è utile per avere tutta l'energia a disposizione. Va subito all'attacco, infatti Nicola Guglielmo porta giù il suo avversario, vuole la gamba, vuole assolutamente la gamba, ma riesce a scappare Luca Gutierrez. Ottimo lavoro di Luca Gutierrez, che riporta ancora pressione al suo avversario, tira il collo. Guardate questa posizione, grande forza a parte di Luca Gutierrez, anche grande velocità, riesce a uscire da una situazione difficile, addirittura riportarsi in una situazione di vantaggio. Vuole entrare nella guardia del suo avversario, probabilmente vuole anche sorpassarla se fosse in grado. No, non è riuscito. Ottimo lavoro di difesa da parte di Nicola Guglielmo, che ora porta a terra il suo avversario e si porta in grande posizione di vantaggio in montata. Vediamo se riuscirà a capitalizzare in questo senso. Sembra che le cose vadano in una certa direzione ora. Si sta un pochino riposando anche Luca Gutierrez, che è in difficoltà dopo aver fatto già un incontro, averlo vinto. Respira ancora piuttosto bene, però in questa fase Nicola Guglielmo si sta facendo anche dare qualche consiglio dai propri allenatori, per cercare di capire come fare, anche se la posizione è molto buona la sua. Forse è andato a cercare il braccio, ma non è riuscito a tenerlo. Ora si occupa della gamba, vuole andare a prendere un arto per portarlo in sottomissione, ma attenzione, è caduto in una trappola di Gutierrez, che a momenti si porta a casa il match. Molto bravo Gutierrez a capitalizzare la fase di scramble, ma in questo momento ancora una volta si porta avanti Nicola Guglielmo, ma poi mandato via da Gutierrez, che ora riprova ancora un attacco, ma non riesce ad andare, non riesce a sortire effetto, viene respinto via da Nicola Guglielmo, che forse
forse sente un po' più di freschezza addosso arrivati a questo punto. Bravo però Gutierrez, che sta portando tanta fatica nel suo avversario, sta cercando di lottare al meglio delle sue possibilità per la squadra. Può anche perdere a un certo punto, ma far stancare l'avversario è fondamentale. Attenzione, Nicola Guglielmo è andato a prendere la gamba, ora Gutierrez deve uscire da quella situazione perché diventa poi difficile. Lo fa con un'altra bella fase di scramble. Viene fermato ancora una volta nella sua azione Gutierrez, che però tiene ancora molto bene l'avversario. Attenzione però, perché Nicola Guglielmo si è preso la gamba. Gutierrez potrebbe essere in difficoltà, sta cercando di liberarsi, ruota e si libera molto bene. Si libera molto bene Luca Gutierrez, potrebbe aver deciso di sacrificarsi portando agli 8 minuti il suo avversario e lasciando il campo a un altro, ma portando via così due degli avversari del quintet dell'Elite Jiu Jitsu. Ottimo in questo momento la fase per Nicola Guglielmo, che sarà anche molto stanco ora, nonostante sia entrato dopo il suo avversario. I due sono in una posizione abbastanza di stallo. Nicola Guglielmo sta cercando di andare a prendere il braccio, di portar via la spalla probabilmente, di fare una leva articolare per vincere questo incontro. Ma attenzione, perché ancora una volta Luca Gutierrez lo spinge con le spalle al tappeto. Ottimo lavoro di pressione da parte di Luca Gutierrez, che sta veramente facendo un lavoro straordinario nei confronti del suo avversario. Luca Gutierrez in poco più di 10 minuti potrebbe aver portato via sia Allen Schiavi che Nicola Guglielmo. In questo momento fase di stallo abbastanza importante. Non sappiamo in realtà quanto manca alla fine di questa ripresa, da 8 minuti. Però sicuramente i due stanno lavorando molto e Gutierrez deve difendersi, si difende ancora piuttosto bene. No, ha ceduto. Gutierrez ha ceduto, riesce Nicola Guglielmo ad avanzare. Però Gutierrez ha fatto veramente un ottimo lavoro, ha stancato tanto il suo avversario. Molto molto bravo. Siamo 1-1, ma con un Nicola Guglielmo sicuramente in difficoltà. Entra Loris Zanolin per l'Accademia La Superba e inizia la lotta. Vediamo, i due sono pronti a darsi battaglia. Subito porta Nicola Guglielmo un attacco nei confronti di Loris Zanolin, il quale deve ovviamente adesso cercare di ritrovare subito una posizione un po' più proficua. Si mantiene comunque sopra l'avversario. Guglielmo sta ancora cercando di tenere quanto più possibile. Ha già passato quasi 8 minuti all'interno della contesa precedente. E ora i secondi continuano a camminare, la stanchezza continua ad avanzare. Vediamo se sarà in grado di mantenersi oppure se Loris Zanolin riuscirà in qualche modo ad averla meglio su di lui. È complicato magari per chi entra a dire: e se non ce la faccio a portare a casa la vittoria? È un punto sprecato quasi. Quindi chiaramente la difficoltà ora aumenta per chi deve entrare, per chi deve prendere il posto di chi viene mandato a casa dagli avversari. Attenzione, ottima presa da parte di Loris Zanolin, che sta tenendo molto molto bene l'avversario, che cerca con dei colpi di reni importanti di portare a casa quantomeno la liberazione da questa presa. Molto stanco in questo momento Guglielmo, mentre Zanolin sta cercando di prendere posizione, di girare attorno al corpo dell'avversario, che sta ancora difendendo molto bene, ma ora è quasi riuscito a prenderlo per il collo. Ottima difesa da parte di Guglielmo. Guglielmo ha tenuto molto molto bene, sta tenendo ancora molto molto bene, e logicamente il lavoro fatto da entrambi è un lavoro straordinario. Sono grandissimi atleti che stanno dando battaglia. Questo quintet molto prestigioso, inventato da una leggenda dell'MMA, Sakuraba, un giapponese che, visionario com'è, è riuscito a immaginarsi uno scontro a squadre anche tra grappler, una cosa impensabile per certi versi. Eppure grappling, che sembra tanto qualcosa di personale, no? Un uno contro uno fisso, è stato invece decretato che non è così.
proprio da questo quintet, e continua l'azione molto molto buona da parte di Zanolin, che è quasi riuscito a girare sul suo avversario, gli ha preso la testa, ma ancora una volta Guglielmo è stato bravissimo nel trattenere l'avversario in una situazione complessa per quanto riguarda Zanolin, che dovrebbe fare qualcosina di più per non rischiare di essere lasciato indietro anche lui e di riportare di fatto in parità la situazione. Ora c'è un minimo di vantaggio per loro, quantomeno per la difficoltà in più di Guglielmo, che ha fatto più minuti all'interno del tappeto. Ottima presa questa, quasi chiusa la ghigliottina, quasi chiusa la ghigliottina, Guglielmo in difficoltà e cede, Guglielmo cede. Ottimo lavoro di Zanolin, che è riuscito in poco più di 3 minuti, quindi in un tempo anche piuttosto ragionevole, a portare a casa un ottimo risultato. Bravissimo Loris Zanolin, che mantiene quella che potrebbe essere importantissima il vantaggio per l'Accademia La Superba. Entra Marco Zamboni per Elite Jiu Jitsu, terzo atleta. Ora vediamo l'arbitro che si sincera delle condizioni di entrambi ed è quasi pronto per far partire la contesa. Si parte, chiuse le distanze tra i lottatori, gesto di fair play, e poi si comincia a fare sul serio. Ottimo lavoro prima di Zanolin, ora se la deve vedere con Zamboni, che sicuramente sembra un atleta più esperto. Infatti attacca subito la gamba e in meno di 30 secondi ha già portato l'avversario a terra. Però attenzione, perché Zanolin ha ancora visto la possibilità di entrare in ghigliottina. Sta lavorando molto bene Zanolin, mentre Marco Zamboni ha trovato già la schiena. Attenzione, grandissimo lavoro di Marco Zamboni, che è riuscito ad arrivare come un gatto sulla schiena dell'avversario, che ora sta per soccombere una posizione assolutamente di svantaggio, ma riesce a girarsi e addirittura a contrattaccare Zanolin. Molto bene, molto bravo in questa fase, è riuscito a fare qualcosa di incredibile, ora proiettato però da Marco Zamboni, che sta veramente facendo un ottimo lavoro, front face lock in questo momento, e attenzione perché c'è la possibilità anche di fare una ghigliottina, ma l'arbitro è costretto a fermare la questione per mandare i ragazzi al centro del tappeto, questo quadrato 12x12 immaginato proprio per il quintet. Ed eccoci nella posizione di prima, svantaggiato sicuramente Loris Zanolin, il quale deve riprendere da una posizione di estremo svantaggio, la testa è ferma lì tra le grinfie di un Marco Zamboni, che potrebbe ritrovarsi ovviamente nella miglior condizione possibile per... Ok, ora rimesso nella posizione corretta il duo, si libera subito Zanolin con la testa e ora continua a fare pressione. Ha visto che il suo avversario è molto forte, molto tecnico, ha cercato la schiena subito e l'ha quasi portata a casa. Ora ovviamente bisogna cercare di andare quanto più possibile a lottare per non farsi più prendere in quel modo. È stato molto difficile per un momento per Zanolin, tra l'altro entro il primo minuto praticamente del match. Ora Zanolin sta cercando di fare pressione su Zamboni, che forse ha perso un po' di smalto, ha perso un po' quello che poteva essere la prima fase, però va ancora a cercare la gamba, va ancora a cercare il piede, va ancora a cercare di istruire il più giovane avversario, quelle che sono alcune tecniche importanti. Cerca ancora di prendere la gamba, di non mollare mai il contatto con l'avversario, però Zanolin molto bravo, sorpassa il corpo dell'avversario e cerca di prendergli la testa ancora, ma ottima difesa da parte di Zamboni. Non è riuscito ancora una volta a trovarsi in una buona posizione, nonostante sia sotto il corpo di uno Zanolin che deve fare pressione. Zanolin ha già lottato 3 minuti anche nel match precedente,
ovviamente sta cercando di passare la guardia e tutto il resto. Zanolin forse poteva prendere la schiena, ma rapidissimo in questa capriola Zamboni. Attenzione però, perché Zanolin è stato molto attento, molto bravo, cerca la stessa presa che ha fatto prima ai danni di Nicola Guglielmo, è andato a prendere il collo, poi non riesce a chiudere come avrebbe voluto, però ancora in questa posizione, ancora cercando di strangolare il proprio avversario, ancora lì se dovesse riuscire a... Ancora loro due ad arco battaglia, ovviamente ora ha perso quello che poteva essere il cronometro che stavo tenendo per la contesa. Due che ora ritornano a lottare al centro del tappeto con Zanolin, che probabilmente cerca ancora di portare verso la fine dell'area di lotta il suo avversario per provare ancora una volta a far fermare tutto. Sono tutti momenti in più che ha per cercare di vincere, per portare a casa quantomeno il risultato. Potrebbe aver deciso di andarsene lui, ma di portarsi via uno dei lottatori più tecnici della controparte e dell'Jiu Jitsu, che rimarrebbe così con soltanto due atleti nella propria scuderia contro i tre dell'Accademia La Superba. Si ritorna nella stessa posizione in cui si era là verso la fine del tappeto. Deve riprendere dalla posizione di prima, si è ripresi ora, avevano già provato prima ma non era andata bene, qualcosa era andato storto. Ora in questa front face lock decide di cedere Marco Zamboni. Matteo Martellozzo. Loris Zanolin ha lavorato tantissimo in questa fase, in questo scontro. Ora vediamo. Si parte. Ancora una volta Zanolin dentro questo grosso tappeto 12x12. Alla ricerca ovviamente di un risultato importante per la propria squadra, per il proprio team, anche se è molto stanco. È riuscito l'avversario a prendere subito buona posizione, ma Zanolin molto bravo, è riuscito ad andare sopra l'avversario mezza guardia. Ora vediamo cosa ha intenzione di fare Zanolin, perché probabilmente anche far passare del tempo, anche far stancare un po' l'avversario, non è una cosa così negativa, non è una cosa così sbagliata. Zanolin ha avuto sicuramente molta intelligenza nei match precedenti, è riuscito a portare a casa ben due vittorie. Bravissimo nel suo lavoro, ovviamente questo è il terzo match che deve affrontare, quindi la stanchezza c'è. Si riporta ancora in una posizione molto molto positiva, anche se ovviamente dovrebbe cercare di uscire da lì e magari andare dalla parte opposta rispetto a dove potenzialmente può andare ora. Ora lascia un po' la presa, giustamente anche le braccia saranno stanche di tenere arpionati dei lottatori.
ha ruotato tanti minuti, era qui già da un minuto e mezzo circa a lottare contro questo avversario per il nuovo. Attenzione, perché parte in una posizione buona quasi per la ghigliottina, anche se non ha più la forza per tenere ormai. Prende la schiena Martellozzo. Martellozzo cerca ovviamente la cosa più facile, più rapida per vincere, va verso la riga del choke, ma si libera ancora Zanolin e cerca ancora di tenere il più possibile. Bravissimo anche in questo senso, si è portato via ancora un pochino di tempo, ha girato il corpo, non sta cedendo. Attenzione, perché Zanolin sta facendo un lavoro incredibile. Martellozzo ha dovuto mollare la presa. Attenzione, molto bravo Zanolin, ha tenuto. Martellozzo ha fatto fatica, ha cominciato a sentire questi due minuti di lotta, due minuti in cui ha cercato tante volte di andare a portare con prove di forza importanti la contesa dalla sua parte. Bravissimo Zanolin, veramente una prestazione superba, come la Superba, la sua squadra, che in questo momento sta dominando il quintet, anche se non vi sembra. Però c'è un gran vantaggio e cede a questo punto Zanolin, cede dopo praticamente 2 minuti e 30 secondi all'interno di questo match molto molto combattuto, molto molto buono. Per la Superba entra Marco Galli, ora ovviamente freschissimo, pronto per dare il massimo anche lui, molto giovane. E si parte. Martellozzo, sappiamo avere l'esperienza qui a War Submission King, e si siede, vuol portare subito la contesa dove piace a lui. Già per due minuti e mezzo è stato lì sul tappeto, e attenzione perché viene preso molto molto bene, anche se poi deve mollare da un Marco Galli che non ha assolutamente voglia di star lì a prenderle. È aggressivo, è molto aggressivo, molto preparato, leve lunghe, cercando di far funzionare il suo corpo nel migliore dei modi possibili. Ottimo lavoro per il momento sia di Martellozzo che di Marco Galli. Marco Galli che non è riuscito ora sì a prendere la schiena dell'avversario. Vai arpione con queste lunghe leve, molto molto bravo. Va, vuole il collo dell'avversario, vuole prenderlo. Attenzione perché potrebbe andare a chiudere in Mataleao. Attenzione, ha fermato lì il suo avversario, che però prova in questa fase di scramble a mantenersi vivo, e ce la fa. Molto bravo Martellozzo, che ha sfruttato la fase di rotolamento sul tappeto per girarsi e per togliere pressione al collo. Davvero un minuto devastante per Marco Galli, che si è fatto vedere molto bene. Sembrava all'inizio un po' impaurito forse dall'esperienza di Martellozzo, ma chi se ne frega, quando è stato il momento di partire è partito. Bravissimo in questo senso Marco Galli, davvero bravo, e ora va per prendere il braccio per portarsi a casa un'articolazione. Molto bravo con quelle gambe, rapidissimo, cerca davvero sempre di andare a chiudere e di portare a casa qualcosa, e anche quando sta perdendo quel tipo di senso magari nei confronti di un arto, va a prendere un altro. Attenzione, un triangolo fatto con le gambe da parte di Martellozzo, molto molto bravo, molto bravo Martellozzo. Attenzione, potrebbe cedere a questo punto Marco Galli. Martellozzo ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro, è andato a chiudere in questa posizione difficile, complicata per Marco Galli, che però forse non è ancora stato chiuso definitivamente, forse ha ancora margine per resistere un po'. Siamo soltanto a 2 minuti e 20 secondi dall'inizio del match, però vedete è ancora abbastanza libero il collo, la spalla, riesce a resistere ancora, non è detto che riesca a resistere ancora molto, ma un pochino sì. Più tempo resiste, più energie passano anche per Martellozzo, e cede a questo punto Marco Galli, però è rimasto anche lui per 2 minuti e 30 secondi contro il suo avversario. Davvero molto molto bravo, molto molto bravo, ma Matteo Martellozzo davvero una marcia in più in questo round. Alessio Sacchetti, entra Alessio Sacchetti contro un Matteo Martellozzo che ha fatto veramente un gran lavoro, ne ha eliminati già un paio, e
siamo ritornati in una situazione di parità ideale, ovviamente ideale perché sta meglio il team dell'Accademia della Superba, avendo dentro ora un Alessio Sacchetti che è sicuramente più fresco rispetto a Martellozzo. Azione sull'avversario, schiaccia a terra cercando di liberarsi, di uscire dalla morsa delle gambe di Martellozzo. Forse ce l'ha fatta, forse è riuscito ad andare a prendere la parte alta del corpo, sta schiacciando, praticamente lo sta tenendo senza soluzione di continuità. Molto forte, molta pressione, Martellozzo è in netta difficoltà al momento perché ha alle spalle almeno 6 minuti di incontri ora. Cercando di lavorare il più possibile e cede, arriva a cedere Martellozzo, cede, ottimo lavoro da parte di Sacchetti che in meno di un minuto riesce a portare a casa il risultato. E ora ultimo baluardo per Elite Jiu Jitsu, Stefano Bui. Vediamo questa battaglia ora che partirà contro Alessio Sacchetti. Stefano Bui. Si parte subito all'attacco Sacchetti. Non vuole lasciare a Stefano Bui nemmeno un minimo di attacco. Sacchetti va avanti, forte del fatto che è in vantaggio numerico e ha lottato solo un minuto prima contro il suo avversario Matteo Martellozzo. Va subito a cercare la caviglia, attenzione, Sacchetti molto molto bravo, ma si difende benissimo Stefano Bui. Stefano Bui sta cercando ovviamente di andare a portare quanto più pressione su un Sacchetti che è all'attacco dal primo istante, ha fatto più di 30 secondi a lottare all'attacco. Attenzione, già finita, vince anche questo match Sacchetti, che potrebbe aver fatto male al suo avversario che non riesce a tenere giù la gamba. Attenzione, potrebbe essersi infortunato, ci sta questo tipo di sport. L'Accademia, la Superba, senza nemmeno far andare avanti Matteo Patrone, che avevamo visto poco fa rimanere campione featherweight. Sì, probabilmente c'è un infortunio per Stefano Bui, dolorante, abbiamo visto il piede, sta già gonfiando, deve chinarsi. Divertire, nel senso che abbiamo visto quanto lavoro l'anno della sua macchina. Dottoressa, sì, può salire un attimo sul tatami, grazie. Grande vittoria dell'Accademia La Superba, e con queste immagini io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito tutte queste serate dello streaming di questo evento importante, Siena Extreme, chiuso benissimo con questa serata di grappling con World Submission King 9. È stato un piacere da parte mia, Stefano Gabrielli, ci risentiamo molto molto presto con grandi eventi ancora. Siena Extreme non termina qui, se non oggi per questa edizione, ma tornerà con tanti altri eventi di World Submission King, di Slam e di tantissime altre voci dell'MMA e del grappling. Alla prossima!
applauso a Stefano Bui che si riprende al più presto, grazie, che lì c'è la dottoressa che lo sta seguendo, ma piano piano si riprende. Aspettiamo ancora qualche istante per decretare la squadra vincitrice del grappling a squadre. Un attimo, tanto stanno un po' qui. Ok, è terminato il grappling a squadre, questo gran finale di Main Event. Vince la squadra Superba, Accademia Superba, eccoli qua. I ragazzi che... Aumenta pure di André. E a Montalas eu resto di o diavolo in sé, o sega effetto unio. Nesse último da uma peixe vai a ser da odria, a fontana de cumbi taca de pria. E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu. E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu. Em taca de pria, que que saia. Ragazzi, andate lì da farvi fare le interviste. Tutti andate un po' via. Ok, bella... Leonardo, te li mando tutti, eh? No, solo lui, sì, 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 sì. Allora, volevo tanto che vai, vai, vai. Dopo nel finale. Ok, siamo qui con Matteo che farà un po' da portavoce di tutti. Almeno faccio qualcosa. Ok, senti, ci vuoi commentare appunto un po' a nome di tutti il quintet? Sì, sì, è stato un bel evento, loro sono stati secondo me bravissimi, hanno fatto tutti delle super lotte, abbiamo dovuto metterci tutto, cioè, io non sono entrato, mi è andata di lusso, cioè, hai visto anche te, siamo stati fino alla fine lì e poi ci ha detto bene a noi. Senti, l'ultimo della vostra squadra abbiamo visto che è veramente forte, ce lo puoi descrivere un pochino? Ma è famoso, non devo descriverlo io, si sa, era la nostra arma segreta e ha funzionato. Ok, grazie mille. Vuoi dire qualche cosa per salutare qualcuno? Ma sì, saluto tutti quelli che mi conoscono e ciao a tutti.